Non avete idea da che parte iniziare per fare video? State con me! Tanti mi chiedono come posso iniziare a fare un video. Beh, è molto semplice, soprattutto al giorno d'oggi, perché abbiamo nelle nostre tasche e siamo circondati da questi attrezzi qua che in gergo chiamiamo smartphone. In realtà sono delle ottime videocamere, possono riprendere fino all'altissima definizione, anzi addirittura gli ultimi smartphone che ci sono sul mercato riescono a riprendere a 4K e a 60 frame al secondo, che siamo diciamo ai pari delle grandissime videocamere che ci sono in commercio nelle grandi produzioni. Però che cosa è importante quando andiamo a fare un video? Avere un certo tipo di schema, cioè bisogna avere una storia, anzi diciamo che la storia è la parte più importante nel processo, cioè nel confezionamento di un video. Senza storia non andiamo da nessuna parte, quindi una volta che abbiamo la storia dobbiamo seguire un certo tipo di schema. Normalmente nello storytelling si dice setup, conflict and resolution. Quindi il setup, andiamo a diciamo tirare insieme i nostri player, cioè i nostri protagonisti. Il conflict, succede qualcosa. Le resolution, la fine dell'evento. Posso farvi l'esempio: volete fare un video di vostro figlio che va in bicicletta a scuola, potete fare alla mattina lui che si sveglia, il viaggio del bambino che arriva a scuola, e la resolution è lui che torna a casa. Ecco, questo potrebbe essere un buon inizio. Quindi tutte le persone che mi chiedono Chicco come posso iniziare a riprendere, non dovete fare altro che prendere il vostro smartphone e iniziare a riprendere. Altri mi chiedono ma quali software devo andare a utilizzare per un montaggio in video. Beh, ci sono tanti software gratuiti che potete trovare direttamente sull'App Store o su Google Play, o addirittura se avete il computer potete utilizzare dei software come iMovie se siete utilizzatori Mac, o potete utilizzare Movie Maker se siete utilizzatori PC. Sono molto semplici e intuitivi, ma lo vediamo nella prossima lezione.